A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Gianluca Amore, benvenuto. Ciao a te, ciao a tutti. Eccoci. Ciao Gianluca, siamo pronti a raccontare di musica. E il titolo Masochist, come arriva questo brano, questo titolo? Allora, Masochist di fatto è il mio primo singolo da cantautore e è un brano che è nato 3 anni fa e parla semplicemente della fine di una storia, però dal punto di vista di chi lascia. In realtà poi c'è un racconto che va un pochino oltre, nel senso che chi ha lasciato lascia l'altra persona e dice ok, adesso sono tranquillo, sono felice, posso fare quello che voglio, ma prova soltanto dolore, quindi dice cavolo, ho perso la persona della mia vita, allora ritorna con l'altra persona ma continua a essere infelice in questo turbinio di infelicità, e allora poi il protagonista realizza che forse non era innamorato in quel momento davvero dell'altra persona, ma dell'idea di essere depresso, e fa questa sorta di epifania durante la canzone. Però ecco, il tutto un po' raccontato con molta ironia e autoironia, che penso che poi sia la chiave anche a volte per uscire da delle situazioni di stallo. E Masochista racconta un po' questo, fondamentalmente. I'm a masochist, I love this pain. Melancholy is my state of mind. Masochist, I need these things. Melancholy, I'm craving more sadness. I'm a masochist. L'autoironia è una grande possibilità che abbiamo di mettere a frutto per tante situazioni, no? Sì, di solito è la prima chiave per poi guarire una situazione, quando si riesce un pochino a riderci su, a scherzarci sopra, diciamo che è una via d'uscita spesso, insomma. Arrivi a questo tuo primo singolo, dicevi, come arrivi a comporre il tuo primo brano? Allora, io in realtà compongo da quando ho 15-16 anni, in realtà adesso ne ho 31, e quindi scrivo da sempre, canto a livello semiprofessionale, diciamo così, da una decina d'anni, e però appunto un anno e mezzo fa ho deciso un po' di fare un salto e quindi di dire, sai che, cioè, io vivo già di musica, nel senso che oltre a cantare insegno canto, sono un musicoterapista, dirigo cori, quindi sono riuscito a realizzare un sogno, però avevo il sogno di fare un album e di vivere un pochino di più in veste di cantautore e cantante. Ho fatto già dei concerti da cantante solista, allora un anno e mezzo fa mi sono messo a lavorare, in realtà 2 anni fa ormai, sul mio primo album di inediti, e il primo brano che sapevo sarebbe stato il primo ad uscire era proprio Masochist, perché è nata anche in una maniera molto istintiva, e quando è nata ho detto questo sarà il primo brano. Poi nell'album ci sono canzoni che ho scritto negli anni, ecco. A proposito di album, so che insomma anche in questo senso hai lavorato parecchio, ci sono possibilità prossimamente di vedere messo esatto a frutto il tuo lavoro. Esatto, insomma, poi ovviamente tutto dipende un po' da come procede, si spera bene in tutta la situazione, perché certo, chiaramente un artista emergente vuole fare un album nel momento in cui ha la possibilità anche di promuoverlo live con dei concerti, quindi con le persone che ascoltano lì dal vivo. Però ecco, l'album è lì prontissimo, e il primo singolo è stato Masochist, quindi adesso voglio un po' farla sentire in giro, e poi prossimamente ci saranno altre canzoni. È un album sia in inglese che in italiano, quindi è molto particolare, insomma, c'è un po' il mio mondo da trentenne, ecco, diciamo. E allora non possiamo far altro che goderci per il momento Masochist, ma già pronti ad ascoltare quello che è il tuo lavoro più completo, e ne racconteremo sicuramente in futuro. Ti ringraziamo, grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, viva Gianluca, alla prossima. Ciao, a presto, ciao. Masochist, I love this pain. Melancholy is my state of mind. Masochist, I need these tears. Melancholy, I'm craving for stability. Sigh, my soul, peace. His mistake.
vista.